ostinato, non perché sei qui in sala stampa, ma il mio avviso migliore in campo. Grazie. Grazie. Sì, è stata una bellissima partita, interpretata dalle due squadre nel modo migliore. Noi dobbiamo continuare a fare il nostro livello di marcia, mantenere il nostro livello di marcia di vittoria. E oggi abbiamo incontrato un Milazzo davvero, davvero messo bene in campo, che soprattutto nel primo tempo ha avuto anche delle occasioni per fare gol con un Dama, dove il nostro portiere è stato bravissimo. Viceversa, nel secondo tempo magari abbiamo avuto la ghiotta occasione noi per chiudere la partita di fare 1-0. Credo che ai punti forse è stato giusto un pareggio. Un Siracusa che deve cambiare necessariamente per via dei giovani, degli under. Oggi abbiamo visto Listro nel terzetto di difesa. Anche Listro si è comportato più che bene con te, Orefici. Sì, sinceramente non aveva mai fatto il ruolo a tre in difesa. È stata una grandissima personalità, ha interpretato il ruolo benissimo. C'è anche da dire che quando giochiamo i tre grandi con Zappalare sta fuori un certo Vitale, che oggi avete ben visto cosa ha fatto nei colpi di testa di campo. Ve lo aspettavate così il Milazzo, soprattutto nel primo tempo, forse meglio i locali? È normale che loro venivano da una sconfitta nel derby, il minimo che ci possa, che possano fare è reagire nel migliore dei modi. Loro ci hanno cercato di metterci in difficoltà con queste palle lunghe e sulle palle inattive, perché dove potevano comunque sbloccare il risultato, perché in queste categorie e in qualsiasi categoria credo che le palle inattive fanno la differenza. In avvio di ripresa invece avreste magari potuto trovare il gol decisivo. Forse loro sono calati un po' fisicamente, noi siamo usciti, abbiamo preso più il campo, abbiamo avuto, credo, con tutto il rispetto, tutto il secondo tempo, il dominio del gioco, e potevamo chiudere, avere l'occasione con Panattei, dove comunque se il buon Didi ha fatto una grandissima parata, buon per lui e male per noi. Oltre a Siracusa e Milazzo, quali formazioni che ritieni fino in fondo potranno lottare per un posto in paradiso? Ligea è una squadra giovane che corre tantissimo, con un buon allenatore, farà la sua. Poi vedo un buon Vittoria, una squadra di categoria che secondo me può dare filo da doccia ad ogni squadra, soprattutto in casa. Comunque colgo l'occasione per ringraziare i tifosi di Milanzesi alla fine per l'applauso che mi hanno fatto quando sono uscito dal campo. Ok, grazie.